Il disagio e il benessere sono due elementi indiscutibilmente legati l'uno all'altro. Dove non c'è una qualità della vita accettabile, non può esserci benessere. Gli episodi di violenza quotidiana, di criminalità e microcriminalità, le situazioni di disagio e di incuria sempre più frequenti, sono frutto di un degrado morale e materiale in cui siamo sprofondati. Sono parole del presidente dell'Associazione Qualità della Vita, Luigi Miranda, per introdurre il convegno sul disagio sociale e benessere personale. Un tema quanto mai attuale, visto che i disagi sociali scaturiscono dalle nuove povertà e che in Italia il 15% della popolazione rientra proprio in questa categoria. Si tratta di soggetti che hanno difficoltà anche a mettere il piatto a tavola. In questa situazione giocano un ruolo determinante le parrocchie, che offrono quotidianamente pasti caldi e vestiario. Don Antonio Menichella, parroco della chiesa di San Guglielmo e Pellegrino, ha confermato infatti che le persone fanno fatica a dare un senso all'esistenza. Anche noi come chiesa, ha detto, abbiamo tanti limiti, ma se la nostra società togliamo anche gli argini costituiti dalla Chiesa, davvero ci resta poco. Ines Panessa, referente della Commissione Psicologica del Benessere dell'Associazione Qualità della Vita, ha poi spiegato le differenze tra disagio sociale e psicologico. Si è soffermata soprattutto sugli effetti del disagio sui giovani, che soffrono per la mancanza di strutture aggregative, per l'incapacità di chiedere aiuto, per i conflitti che vivono quotidianamente in casa con i genitori, per il senso di abbandono e per uno stile educativo inadeguato. La mancanza di ruoli all'interno della famiglia spesso è causa di tutto questo, ma in generale il concetto di relazione si è perso un po' in tutti i contesti sociali, così come si è perso l'aspetto emotivo delle relazioni e ci si è concentrati troppo sul consumismo. La soluzione a tutto ciò, ha aggiunto Ines Panessa, è l'ascolto, la creazione di attività aggregative e lo sviluppo dell'affettività. Perché proprio